E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Allora, stamattina nell'orto sto andando a togliere dal viale principale i girasoli, l'ocra, che è di più perché praticamente, sai che ti faccio vedere, ora faccio seccare i semi che ci sono all'interno, vedi? I semi di girasole, questi qua non erano proprio belli maturi, sono ancora un po' indietro, però vabbè. Ora li lasciamo seccare, ma l'argomento di oggi, che è quello che dovremmo andare a fare, è andare a usare un batterio molto speciale per andare a sconfiggere la cavolaia. Negli anni passati ho sempre usato, guarda qua che bello, dai, questo qua te lo faccio vedere, qua sotto ci sono un sacco di forbicine, maledetta a loro, se tu tocchi qua così praticamente, vedi, questi qua sono tutti semi di girasole. Allora io li conservo, li mangio nel pane, nello yogurt, addirittura so che in Toscana, ma in molte parti d'Italia, si prendono i girasoli, non so in che periodo esatto, e fanno l'olio di girasole. Questi girasoli, oddio, potrei ancora tenerli, perché che famo, li teniamo ancora un attimo? Vabbè, allora facciamo così, abbassiamo la pianta. Ho un effetto brutto, però vabbè. Amen. E questa qua che tiro via è l'ocra, che è già il secondo anno che la coltivo. Non te la faccio vedere anche questa. Fa questo fiore molto particolare, un fiore che si apre. Guarda, è bellissimo. Guarda che bello che è. Ora, col freddo che c'è, sta tutto appassendo per quello che andiamo a togliere. Guarda che bello. Dopo lui si apre, diventa proprio un fiore stupendo. E praticamente fa l'ocra, che è questo. Questi qua li andiamo a tenere perché sono buonissimi mangiati. Un po' indietro questo qua, però vediamo. Vabbè, abbastanza. Praticamente te l'ho già fatto vedere, perché si mangiano insieme al pomodoro. È tipo una zucchina, cetriolo. Io li faccio passati in padella, molto buoni. Ma non perdiamo tempo, vieni che ti faccio vedere i cavoli. Questo è un girasolo che ho portato via qualche giorno fa, vedi, li sto lasciando un po' seccare. E ora prendo i girasoli che ho preso, li metto qua, seccano, non so, 15-20 giorni, si asciugano e dopo niente, li porto a casa che li mangiamo. Sento le galline sotto e le pecore che fanno robe. Allora, eccoci qua ai cavoli. Beh, l'orto procede bene, progetto delle cassette sta andando avanti. Prossimi giorni ti faccio vedere un po' di step intermedi, stiamo già provando a fare alcune cassette tipo, capendo quanti ortaggi ci possono andare, cosa mettere dentro, cosa non mettere dentro. Vieni, abbiamo un problema. Primi, se tu vedi, questi cavoli sono un po' mangiati e sono rimasti un pochino più indietro, perché a differenza di questi si sono beccati la cavolaia. Ora, vieni che ti faccio vedere. La cavolaia che cos'è? È praticamente una farfalla che svulazza sopra i nostri cavoli. La noti perché sopra i cavoli in questo periodo, parte già da inizio settembre, vedi una farfalla bianca che vola sopra l'orto. Più sono, più sappi che nel giro di 10 giorni sarai impestato di cavolaia, che sono dei piccoli bruchi, perché dopo diventano farfalla, che mangiano tutto. Guarda l'effetto, vieni qua, vieni. Mangiano praticamente tutta la foglia, sino a portare praticamente quasi alla morte la pianta. Devo dire che sui cavolo verza di solito non fanno grandi danni, sul cavolo nero è sempre un devasto, perché è molto tenero, è molto profumato, insomma gradiscono di più. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Di solito si fa il trattamento, quello che ho sempre fatto, con il sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia è quello che ti ho sempre consigliato e funziona benissimo. Funziona, diciamo, quando i nostri bruchi sono un attimino più avanti, in una fase un attimino più avanzata. E quindi questo qua che cosa comporta? Comporta il fatto che noi ci dobbiamo sacrificare una parte del raccolto per proteggere l'altra, facciamo il trattamento sapone Marsiglia e funziona dopo benissimo. Confrontandomi con vari amici contadini, mi hanno consigliato questo prodotto, vieni che ti faccio vedere. Mi raccomando, non è un video sponsorizzato, quindi non prendo nulla, te lo dico solo perché lo sto provando da 15 giorni e mi sto trovando veramente bene.
Ora sto usando il Bacillus Thuringiensis, questo qua, insomma. Praticamente che cosa sono? Sono dei batteri che vengono mangiati, quindi vengono spruzzati sulla pianta, vengono mangiati dalla nostra larva, dal nostro bruchetto, e all'interno dopo lo fanno morire. Non so per che processo, se gli esplodono dentro, cosa fanno. Su questo Barba Scura X potrebbe esserci molto più d'aiuto, però insomma a me frega solo che li stencano. Ora, oltre ai processi distruttivi della natura, mi hanno consigliato due cose, vieni che ti faccio vedere. Devi andare a scegliere tra tutti i Bacillus il Curstachi, questo qua, vedi? Varietà Curstachi, che è quello che ha più effetto per il cavolo e quindi contro la cavolaia. Mi raccomando, perché in commercio ce ne sono vari, non sempre con questa varietà Curstachi. Anche qua, più mi consigliano, più io ve la dico. Altra particolarità è fotosensibile. Oggi siamo abbastanza coperti, quindi potremmo fare il trattamento. Andiamo a farlo magari o la mattina molto presto o almeno dopo le 5:30. Dosi, andiamo a vederla insieme. Abbiamo il tutto in polvere, quindi devi andare, non c'è dentro un misurino, questa cosa qua non è molto bella, glielo dico, nel senso che vabbè, abbiamo sempre la bilancina noi. 10 litri d'acqua, 10 grammi di prodotto. Io la sto facendo ogni circa 10 giorni e l'effetto non è messo, cioè non è male. Vieni a vedere. Queste qua erano state le prime toccate dalla cavolaia, 10 piante. Però vieni qua a vedere, guarda queste. Non so se le noti, queste, guarda qua. Questa parte qua è, direi, ottima. Come ti avevo detto, sto andando a coltivarle in biointensivo e sono pulite. Ho controllato anche prima se c'erano uova, ma visto che è un batterio, visto che siamo comunque in agricoltura ultra mega naturale, biologica, eccetera, eccetera, comunque, e visto che funzionano proprio nella fase iniziale di questa larvetta, ogni 10 giorni c'è da farlo. Non lo sto facendo solo ai cavoli, ma lo sto facendo anche al cavolo nero, ma anche al cavolo verza. Per quanto riguarda invece il cavolo rosso, cavolo cappuccio, che era questo, ti avevo detto che non mi era... cavolaia di solito non la soffre. È abbastanza... ma perché anche qua abbiamo delle foglie abbastanza dure, quindi tendenzialmente non la soffre. Almeno per esperienza, visto che se c'è il cavolo nero, di solito attaccano quello. Il cavolo rosso l'avevo in tutta questa fila, è rimasto piccolo, non ho capito perché, se l'ho piantato troppo tardi, se ha preso qualcosa, era rimasto tutto piccolo, quindi l'ho cavato su e ho messo vari tipi di cipolla, perché ora è il momento giusto per incominciare a mettere sia la cipolla che i cipollotti che mangeremo freschi questa primavera. Quindi vuol dire che incominciamo a metterlo ora i cipollotti, sì, per marzo li avremo pronti. Sono quelli verdi che mangi tagliati nel minestra, buonissimi. E basta. Io direi che ora è spuntato fuori il sole, volevo fare ora il trattamento, quindi ci si rimette in pausa. Io il trattamento lo sposto a stasera a questo punto, perché c'è sole. Mi raccomando, è fotosensibile, però ho visto che funziona alla grande. Per questo video direi che ci siamo. Qua procede tutto bene l'orto. Là ho già fatto la rincalzatura ai finocchi, entreremo in produzione fra 10 giorni con le cassette, ma te ne parlo in un prossimo video, perché ti faccio vedere le cassette test che stiamo facendo. Farmer, iscrivetevi al canale, vi lascio il Bacillus Sticazus qua in descrizionis, latinismi, e basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!